nuova stagione del Paradiso delle Signore e tante novità. Eh sì, tante novità, è una stagione molto movimentata, molto ritmata, abbiamo già girato, sono 2 mesi che lavoriamo e succederanno tante cose. Sì. Senti, ecco, di solito le luci dei riflettori sono sulla sorella Maria, però prenderà un pochino di spazio anche Agata in questa stagione. Agata è entrata un pochino in punta di piedi la scorsa stagione, questa stagione, come potete vedere anche dal look, è cresciuta, si è evoluta e sì, ne vedrete delle belle, avrà veramente, darà filo da torcere ai suoi genitori. Anche con delle storie d'amore, insomma. E chi lo sa, questo non posso dirlo, chi lo sa. Qualche new entry interessante, qualche legame particolare che si andrà a creare? Non posso dire niente per il momento. Invece il rapporto con la sorella, che sappiamo un matrimonio è andato male, ma ora ce n'è un altro in preparazione. Esatto, esatto. Quindi come si evolve il loro rapporto? Beh, il rapporto con la sorella è sempre stato un rapporto bellissimo, continuerà ad esserlo. Ovviamente Maria in questo momento è distante, quindi Agata ne sente la mancanza, però non può che appoggiarla nelle sue scelte, ecco. Senti, il papà ci ha detto che comunque c'è anche la voglia di guadagnarsi un po' di indipendenza, ecco. In Agata? Sì. Tantissima. Ad Agata piacerebbe anche andare a vivere con le sue amiche, in realtà, anche se il padre mi sa che non glielo permetterà. E continuerà appunto a mandare avanti la sua passione per il disegno e collaborerà più e più volte con Roberto Landi per quanto riguarda anche il Paradiso Market, quindi vedremo questa evoluzione, questo altro scalino che farà. E poi sì, l'anno scorso quando Agata è arrivata al Paradiso aveva anche una mentalità molto all'antica, molto simile a quella del padre. Adesso la vedremo con una mentalità totalmente diversa, si è integrata perfettamente nel clima milanese di quegli anni. Perfetto, grazie mille. A te.